San Giorgio di Pesaro, oggi c'è la castagnata delle streghe, la nona edizione, e con noi c'è Giacomo Olivi, presidente della Proloco. Ciao Giacomo, dici, come sta andando? Ciao a tutti, sta andando abbastanza bene, abbastanza, perché purtroppo il vento sta rovinando un po' le cose, ma speriamo che con l'andare della sera calmi e quindi tutto vada per il meglio. Però la giornata è bella, ieri pioveva. Sì, fortunatamente sì, abbiamo scampato Cassandra, quello che diceva la televisione da una settimana a questa parte, quindi dai, non ci possiamo lamentare comunque. Beh, comunque vedo che la gente sta iniziando ad arrivare, già i parcheggi sono pieni. E novità di quest'anno? Novità di quest'anno, ovviamente il tunnel che è qui vicino, i rumori che sentiamo provengono da là, che sicuramente ancora non l'ho visto purtroppo, ma hanno introdotto delle stanze nuove, delle novità. E poi l'altra novità ovviamente gli spettacoli, che ogni anno cerchiamo di riproporre spettacoli sempre diversi e più carini, insomma. Senti, vuoi ringraziare qualcuno? Ma la lista sarebbe lunghissima per fare i ringraziamenti. Inizio con ringraziare tutti quelli del Consiglio della Proloco che da diverse settimane, per non dire da 2-3 mesi che ci si vede per organizzare la festa, tutti quelli che sempre da 2-3 mesi a questa parte si vedono quasi tutte le sere per mettere a puntino i vari ambienti del tunnel, i vari ambienti della festa, e tutti i collaboratori che da qualche giorno a sta parte, sfidando il freddo e a volte la pioggia, perché abbiamo lavorato anche sotto la pioggia per realizzare insomma il tutto. E poi voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale, la protezione civile e i castellani che ci ospitano sempre molto volentieri. Noi siamo davanti a un bellissimo disegno, chi è che l'ha fatto? L'ha fatto un nostro collaboratore, un ragazzo di Piaggia, e speriamo che presto, quando cali il vento, riusciremo a metterlo su. Ad esporlo. E tutte le decorazioni sempre ai ragazzi di qui della zona? Sì, tutte le decorazioni sono decorazioni diciamo fatte in casa da noi, da gente che ci aiuta molto volentieri, e quindi non possiamo che ringraziarli ancora. Grazie mille Giacomo. Grazie a voi e buona festa. Grazie. Ah, eccone uno, com'è questo tunnel? È bellissimo, cioè... mette un po' paura, comunque va bene, dai. Però l'auguriamo sì. Di far vedere i bambini. Sì, sì, beh, vabbè, è un po' pauroso, però va bene, via, ci sta. Dai, ma ancora è giorno, quindi sì, posso entrare. Infatti va bene, ancora c'è il sole, va bene così. Grazie. Grazie a lei. A me no, ai bambini magari sì. Si sentono i bambini urlare. Sì. Cosa c'è dentro di così spaventoso per i bambini? Ci sono tante persone che si muovono magari al buio, saltano sopra, un po' per i bambini magari paura, sì. Grazie. Prego. Lei aspetta qualcuno qua che esca? Io aspetto mia moglie che esca in fin di vita qua. Perché è un po' che la vediamo qua. Sì, sì, ma non esce mai, quindi. Grandi urli, ecco. Eccoli. Scusi, uscite urlando. Loro si sono spaventate, dai, no. A San Giorgio c'è anche la famiglia Adams che è venuta a trovarti. Vi divertite? Molto. Voi siete di qui, di San Giorgio? Sì. Sì. No, Gomez no. Siamo da Transilvania noi. Siccome c'è crisi. Ma a San Giorgio. Transilvania c'è crisi. Di San Giorgio a rimolare qualcosa con le castagne, le foto. Fate bene, perché sennò la crisi, siccome è globale. È arrivata nell'oltretomba. Va bene, grazie mille. Ciao. 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 Come sta andando allora qui la festa? Bene, bene, tutto bene. Che castrate castagne, tutto andare. tutto a posto. Eravamo scoraggiati per il tempo, ma ci siamo. Vedo molta gente, vimbrulè e castagne. Quante castagne avete già fatto, preparato? Abbiamo già parecchi cesti, non so adesso la quantità precisa, ma parecchi cesti. Grazie. Poi. Allora, Giorgio, le castagne, quante ne hai cotte? È ancora poco, siamo all'inizio, ma per stasera. Ma già un po' che giri? Sì, un pochino, già sicuramente 50 kg ne ho raccolte sicuramente. Speriamo di superare le quantità di anno scorso. Sì, ma per la fine della serata, col tempo così bello, speriamo. Grazie. Ecco. Signora, due parole, quanti pipistrelli, quante ragnatele? Vedo tante dita mozzate, quante ne avete? Ah, molte, ne abbiamo fatte più di 1000. Ah, sì. Ci sono tantissime ancora, sì. Grazie mille. Prego.